Dunque, questa convenzione che viene stipulata oggi è stata firmata in data 21 giugno 2012 e modifica appunto quella convenzione tra Italia e Lussemburgo in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, stipulata nell'81. Vengono aggiunte diciamo, ampliate dei controlli, della portata dei controlli e la cooperazione amministrativa, diciamo in maniera abbastanza significativa. Tra le informazioni quindi scambiate su richiesta delle autorità fiscali vengono incluse anche quelle relative ai pagamenti di interesse ai sensi della direttiva 2003/48 della Comunità Europea sulla tassazione dei redditi da risparmio, le cosiddette eurotrattenute. Poi lo Stato che richiede le informazioni, per esempio l'Italia, dovrà fornire nel presentare l'istanza alcuni dati, tra cui quelli personali, al fine di identificare le persone sulle quali vengono richieste le informazioni, le indicazioni riguardo alla forma in cui lo Stato richiede ricevere le informazioni e le ragioni di natura fiscale per le quali queste informazioni vengono richieste. Pare quindi che sarà più facile per Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza acquisire informazioni sui rapporti bancari e finanziari che gli italiani hanno presso banche del Granducato. Naturalmente noi dobbiamo ribadire come Movimento 5 Stelle che questa è una convenzione che arriva, noi non possiamo emendare il merito, quindi questo noi siamo costretti insomma semplicemente a valutare il provvedimento che è stato già siglato tra i due Stati, tra Lussemburgo e l'Italia. Noi ci limitiamo a fare una considerazione dell'accordo. Nello specifico chiaramente abbiamo già detto in discussione generale nel nostro intervento che effettivamente potrebbero configurarsi attraverso diciamo, degli altri provvedimenti che sono attualmente in discussione in altre commissioni, ad esempio finanze, una combinazione machiavellica che potrebbe portare a una sorta di money laundry, cioè un lavaggio di soldi magari riciclati, e a qualcuno faceva riferimento giustamente alla criminalità organizzata, e per questo diciamo, esprimiamo alcune perplessità su questo tipo di accordo. Nello specifico quindi, pur condividendo la finalità della lotta all'evasione fiscale, che dovrebbe essere un tema da affrontare sia in sede di dibattito europeo nonché mondiale a questo punto, riteniamo che non si possa prescindere dalla circostanza per cui molte aziende italiane scelgono di risiedere in Lussemburgo e quindi nell'esprimere la nostra astensione a questo provvedimento chiediamo alcuni chiarimenti anche al governo in quanto all'entità di questo fenomeno, cioè capire per quale motivo tutte queste aziende italiane vanno a risiedere in Lussemburgo. Uno degli esempi che vorrei fare, ad esempio, è proprio una delle più grandi banche italiane, se non la più grande banca italiana, che è Unicredit, che ha la bellezza di 11 partecipate in Lussemburgo, alcune delle quali nel cospetto sono 6, non danno neanche la possibilità di visionare i propri bilanci. Cioè una banca così importante ha questo tipo di soluzioni di conti all'estero, cioè ha delle partecipate in Lussemburgo, sono 11. Quindi magari sarebbe questa la possibilità, arriva il caso, la convenzione, di poter magari, grazie all'Agenzia delle Entrate, andare a vedere cosa c'è scritto in questi bilanci. Unicredit è sempre quella grande banca che durante il suo aumento di capitale tra il 9 e il 20 gennaio 2012 ha subito delle oscillazioni del suo diritto, ha avuto delle oscillazioni del suo diritto in borsa fino al 600% e realizzando l'interesse rendimento anche fino al 18.249% nei soli 12 giorni di contrattazione. Naturalmente queste mie affermazioni sono tutte pubbliche e sono state anche inserite nel verbale dell'Assemblea dei Soci di Montepaschi di Siena del 28 dicembre 2012. Allora io non so, io sto in realtà facendo una denuncia molto chiara che deve andare alle orecchie direttamente di Consob e della Banca d'Italia, perché bisogna capire che se accadono delle speculazioni del genere e poi magari non possiamo neanche andare a vedere i bilanci delle partecipate in Lussemburgo di una banca, questi diventano dei fatti molto gravi che devono essere posti all'attenzione di Consob e Banca d'Italia. Inoltre aggiungerei che la presenza di partecipazioni in Lussemburgo di Unicredit è assai articolata, da quella di Unicredit SPA a quella mediata di Unicredit Banca AG e quella di Unicredit Luxembourg Finance SA, controllata da Unicredit International Bank, a sua volta controllata da Unicredit SPA. E non vi è dubbio che in Unicredit abbondano le risorse qualificate, per cui se si creano simili astrattamente costose catene societarie, un vantaggio societario ci deve pure essere, non solo in termini di riservatezza degli affari dei migliori clienti, ma a fronte anche a quello che eventualmente è opposto al fisco italiano, si vorrebbe sapere qual è
insomma, l'interesse di Unicredit. La nostra attenzione quindi su questo provvedimento è che se oggi cambia lo strumento per cui Lussemburgo viene inserita nella whitelist, sarà più facile avere questi contatti grazie all'Agenzia delle Entrate che potrebbe, e la Guardia di Finanza che possono andare a fare un lavoro di vigilanza migliore. Allora noi chiediamo che Consob e Banca d'Italia si avvalgano di questo strumento e rendano più trasparente quelli che sono le società partecipate in Lussemburgo del più grande gruppo bancario italiano, che è Unicredit. Grazie. Sì, la ringrazio.